Grazie. anche a chi mi ha preceduto, perché mi ha sicuramente aiutato nel poter esporre questa parte che mi è stata affidata in modo più semplice, perché potrò fare rinvio evidentemente a cose che già sono state dette da loro. Di chi devo parlare? Devo parlare di questo fondo speciale fiduciario, cioè dell'ultimo nato. Stiamo parlando di un istituto che ha ben 2 mesi di vita, 2 mesi, non ho sbagliato, 2 mesi. È nato infatti il 22 di luglio scorso, partorito dopo una gestazione durata diverso tempo, e appunto partorito dall'associazione di categoria delle fiduciarie, Assofiduciarie. Nasce, e qui mi piace leggere proprio anche un passaggio riportato nella circolare con la quale Assofiduciaria ha battezzato questo nuovo istituto. Nasce con un grandissimo peso sulle spalle. Legna verde, diremmo noi montanari, perché dice Assofiduciaria si candida ad ereditare il posto del cosiddetto mandato fiduciario, o comunque a rappresentarne una variante, con l'aggiunta e il vantaggio, tra parentesi, di perseguire anche effetti affini a quelli di altri istituti, in primis il trust, senza dover ricorrere alla legge straniera. Ora, dico legna verde perché chi come me è nato sulle montagne sa che la legna verde è quella più pesante perché non è ancora secca. È una legna verde quella posta sulle spalle del contratto di affidamento fiduciario, meglio del fondo speciale fiduciario, perché gli viene data la responsabilità in qualche modo di appunto prendere il posto del mandato fiduciario, cioè un istituto che era ed è ancora oggi regolato da una legge del 1939. Cioè una legge che ha da poco festeggiato gli 82 anni. Quasi vuole essere questa circolare una sorta di passaggio di testimone, o quasi, tra il mandato fiduciario, così come era stato pensato nel 39, ad un qualcosa di nuovo, di diverso. Beh, fa tremare i polsi, no? Un obiettivo così, cioè, vuol dire. Da un lato è stato molto apprezzata questa circolare perché molto attesa dalla categoria delle fiduciarie che lamentavano, diciamo così, e lamentano di essere state negli anni via via sostituite da soggetti come le trust company nell'amministrare patrimoni. Dall'altra, evidentemente, è un modo nuovo di andare ad amministrare il patrimonio, ancora tutto da scrivere. Questo documento di Assofiduciaria quindi mette in evidenza le caratteristiche di questo nuovo strumento e sottolinea che trattasi di un. Qua Eccolo. la regia mi ha aiutato benissimo. Allora proviamo ad andare all'inizio. Perfetto. Ok, andiamo alla successiva slide. Ecco, che sottolinea, riprendendo anche i contenuti di questa circolare dell'Assofiduciaria, da dove parte tutto, e cioè da una legge, la legge 112 del 2016, che è la legge ormai a tutti nota come legge sul cosiddetto dopo di noi. Una legge con la quale Assofiduciaria sottolinea è stato sostanzialmente creato un sostanziale parallelismo, o meglio una perfetta similitudine tra strumenti come il trust, il vincolo di destinazione e appunto i fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione. Sostanzialmente rimarcando, qua possiamo andare alla slide successiva, rimarcando che cosa? Che questi fondi speciali fiduciari
hanno le stesse caratteristiche o avrebbero le stesse caratteristiche che hanno sia il trust che appunto altri analoghi istituti citati nella legge sul dopo di noi. Quali in particolare risponderebbero alle caratteristiche che a giudizio di Assofiduciaria sono fondamentali per poter avere la costituzione di un patrimonio separato nel momento in cui si va a costituire un fondo speciale fiduciario, cioè un effetto di affidamento del patrimonio da un soggetto, il fiduciante, ad un altro, la fiduciaria in qualità di affidataria di questo patrimonio, e secondo punto, un effetto segregativo del patrimonio affidato. Non solo rispetto al patrimonio del soggetto affidante, cioè il fiduciante, ma anche rispetto al patrimonio del soggetto a cui è affidata l'amministrazione, legacy la fiduciaria. Se proviamo ad andare nella slide successiva, così come nelle successive, ma adesso ci fermiamo un attimino su questo, ho provato anche a fare diciamo, un esercizio di confronto tra il mandato fiduciario, il trust e il fondo speciale. Poi ciascuno di voi, se lo vorrà, ricevendo, scaricandosi le slide, potrà riflettere. Magari ci sono anche degli errori, e me ne scuso fin d'ora se ci sono degli errori in queste slide. Non ho ancora visto nessuno fare questo tipo di confronto, quindi magari ho fatto ci sono delle imprecisioni e degli errori. I tratti salienti che caratterizzano il mandato fiduciario, il trust e il fondo speciale, beh, è la legge, chiaramente. Una delle tematiche da sempre contestata o vista con una certa preoccupazione, soprattutto dal mondo notarile, è che il trust non ha una sua legge regolatrice effettiva in Italia. C'è una legge, la 364, che ha dato cittadinanza giuridica al trust, ma non c'è una legge che lo regolamenta in tutti i suoi aspetti. Bisogna fare rinvio ad una legge estera. Uno degli obiettivi che ha Assofiduciaria nel promuovere l'istituzione di questo nuovo istituto del fondo speciale è di avere qualcosa che invece è regolato dalla legge italiana, così come integrata dalla legge 112 del 2016 sul dopo di noi e dalla legge istitutiva delle fiduciarie del 39 e dal decreto ministeriale del 95 che ancora oggi regola le società fiduciarie. Altro elemento che caratterizza e distingue il mandato fiduciario, questa volta dal fondo speciale fiduciario, è che nel caso del mandato fiduciario non è previsto l'intervento del notaio. Quindi quando si sottoscrive un mandato con la società fiduciaria lo si fa davanti al funzionario della fiduciaria, non si deve andare dal notaio, cosa che invece si deve fare per costituire un trust, così come per costituire un fondo speciale. Perché? Perché si vuole dare una data certa di effettiva separazione di un determinato bene, nei termini che abbiamo visto poc'anzi, da un soggetto, il fiduciante, ad un altro, nel caso specifico la fiduciaria, nel caso del trust, la trust company. Sullo scopo, diciamo che forse sono gli elementi che distinguono tutto sommato meno gli strumenti, sono strumenti che hanno alla fine scopi e finalità spesso e volentieri simili. Così come sulla partecipazione all'atto fiduciante e fiduciaria nel caso del mandato fiduciario e del fondo, mentre invece nel caso del trust spesso e volentieri abbiamo anche la figura del guardiano. Figura del guardiano, possiamo andare a questo punto alla slide successiva, che non è invece normalmente, giudizio dell'asso fiduciaria non si deve ritenere necessaria nel fondo speciale, come non lo è evidentemente oggi, già oggi nel mandato fiduciario, perché il mandato fiduciario vedrebbe la società fiduciaria come soggetto che svolge il ruolo appunto di gestore del fondo speciale, e cioè un soggetto, la fiduciaria, che è già regolato e vigilato. E quindi la riflessione che fa sua fiduciaria è che bisogno c'è di avere un guardiano terzo esterno, visto che c'è già un guardiano terzo esterno che è l'autorità di vigilanza. Ecco, i beni devono essere intestati alla fiduciaria e al trustee. Che qui guardate le colonne, la prima è quella del mandato fiduciario, la seconda del trust, la terza legata al fondo speciale, perché qua non ci sono fondamentali differenze. Sui poteri riconosciuti al fiduciario trustee, evidentemente ci sono un po' di differenze, perché nel caso del mandato fiduciario la fiduciaria
non ha sostanzialmente dei poteri, se non l'obbligo, ha più obblighi di eseguire le istruzioni che gli arrivano di volta in volta dal cliente. Nel caso del trustee, così come nel caso del fondo fiduciario, evidentemente si parla di una proprietà che è piena, sebbene vincolata al perseguimento delle finalità contenute nell'atto istitutivo del trust o del fondo speciale. Andando velocemente a chiudere, due elementi, sempre stando in questa slide, il codice fiscale. Il fondo speciale fiduciario, così come il trust, avrà un suo codice fiscale. Come sappiamo, non è così per il mandato fiduciario. Idem dicasi per la denominazione. Il mandato fiduciario non ha una sua denominazione, ha un suo codice alfanumerico per essere riconosciuto, ma non ha una sua effettiva denominazione, come è invece nel caso del trust, e come potrà essere nel caso del fondo speciale fiduciario. Andiamo alla slide successiva e vado veramente a chiudere. La legge regolatrice già l'abbiamo detto, quindi sia nel caso del mandato fiduciario che del fondo speciale la legge sarebbe italiana. La legge regolatrice del TRA sappiamo che non può che essere legge estera, fermo restando quello che ci siamo detti prima sul riconoscimento del trust. Sulla nomina del garante già ci siamo detti. La tematica fiscale. La tematica fiscale è una delle tematiche sicuramente che allo stato attuale vede il mandato fiduciario regolato in maniera puntuale, nel senso che non c'è imposta di donazione né all'ingresso né all'uscita, perché non c'è alcun tipo di volontà di donazione da parte del fiduciante che sottoscrive il mandato fiduciario. Come sappiamo, sul trust è pending questa nuova circolare di cui ci ha parlato Igor Vallas, con tutti i suoi pro e contro e punti interrogativi. Io spoilero di essere assolutamente convinto, come il 50% delle persone che hanno detto che contribuirà a rendere maggiormente diffuso l'utilizzo del trust. Ecco, com'è regolato fiscalmente il contratto o meglio il fondo fiduciario speciale, il fondo fiduciario? E qui c'è un tema aperto perché sebbene la circolare di assofiduciaria dica in qualche modo che si deve ri ritenere disciplinante, disciplinato il fondo speciale fiduciario dalle stesse norme previste per il trust, in realtà bisogna capire se è così anche per l'Agenzia delle Entrate, perché la circolare dell'asso fiduciaria è del 22 luglio, cioè uscita prima dell'uscita della bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate, uscita l'11 di agosto, che in effetti parla di trust e in ben 15 passaggi dice che le stesse norme fiscali si applicano anche agli istituti con contenuti o finalità affini. Istituti, categoria questa degli istituti nella quale presumibilmente si può far rientrare anche il fondo speciale e quindi effettivamente si potrebbe arrivare a concludere, ma meglio a questo punto se ce lo conferma anche formalmente l'amministrazione fiscale, che il fondo speciale fiduciario debba fiscalmente essere assoggettato agli stessi termini, alla stessa disciplina ex novo definita dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate, lungamente commentata da Igor Vallas. Quindi, e chiudo, è un istituto nuovo, 2 mesi di vita, sicuramente i punti interrogativi sono tanti. Bisognerà capire nei prossimi non mesi, ma anni, se e quanto la prassi lo migliorerà e se e quanto, evidentemente, soprattutto i professionisti e i banker lo utilizzeranno. Guardiamolo con l'attenzione che deve essere prestata ad un istituto nuovo, nato per essere, ripeto, l'erede di un istituto importante o l'evoluzione di un istituto importante come quello del mandato fiduciario.